Lunedì 22 novembre 2021 vi parlo dal Salone 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, dove fra circa mezz'ora avrà inizio un concerto che vedrà protagonista uno dei maggiori violinisti del mondo. La manifestazione coinvolge l'Associazione Toscana USA, qui ci sono i due presidenti Andrea Davis e Maurizio Mancianti che ci anticiperà quello che fra mezz'ora accadrà in questo prestigioso salone. Diciamo questa è un'iniziativa che vede per la prima volta a Firenze un grande violinista come Robert McDuffie, una star internazionale, e lo dobbiamo a Simona Parri, membro del direttivo della nostra associazione, che è amica da sempre di Robert McDuffie e che diciamo, aveva lanciato questa idea. Naturalmente quando me ne ha parlato e mi ha coinvolto in questa iniziativa, avendo il ruolo di presidente di Toscana USA insieme poi ad Andrea Davis, ho subito diciamo, non solo aderito con entusiasmo, ma poi ho conosciuto Robert anche personalmente, ho visto la caratura diciamo, del personaggio, non soltanto del musicista, ma insomma una grande star, e a questo punto abbiamo messo in piedi questa iniziativa che porta, ovviamente grazie al sindaco Nardella che ha messo a disposizione la vice sindaca e l'entusiasmo con cui anche Alessia Bettini si è prodigata, abbiamo creato una presentazione a settembre di questo evento a Palazzo Gondi e poi diciamo grazie anche all'intervento di Sotheby e dopodiché siamo arrivati a questo prestigioso concerto stasera che diciamo, vede non solo Robert ma anche vede i virtuosi di tutto il mondo che lui riunisce attraverso il Rome Chamber Music Festival. Questa è la prima volta che il Rome Chamber Music Festival è a Firenze. Diciamo, il festival, l'edizione di quest'anno, dopo una pausa di un anno per via del Covid, si è inaugurata ieri sera a Roma. Per la prima volta, diciamo, dopo Roma, è stata coinvolta Firenze e quindi io sono grato per l'associazione, anche perché poi in questa realtà attraverso Robert ci sono molti americani, quindi è il ruolo della nostra associazione e quindi poi per questo aspetto riguarda anche poi la parte, chiamiamo, più americana che Robert interpreta e che coinvolge, che ha coinvolto, lascio la parola ad Andrea Davis. Noi siamo veramente molto contenti di essere qui stasera con il grande violinista americana e il fondatore e direttore artistico del Rome Chamber Music Festival, Robert McDuffie. La missione della nostra associazione, presieduta da me e con Maurizio Mancianti insieme, è proprio quello di favorire iniziative e rapporti fra la Toscana e gli Stati Uniti, e che modo migliore avere un maestro americano come Robert McDuffie portato qui a Firenze, dove fa un concerto proprio a beneficenza stasera a favore dell'Orchestra Regionale Toscano e per il progetto Strings City. Robert McDuffie veramente unisce i giovani musicisti, li incoraggia tramite la sua generosità e veramente è un role model, quello che noi cerchiamo sempre di promuovere. Nel corso della serata stasera, un membro del nostro board, Anna Di Volo, un'artista fiorentina molto conosciuta, verrà regolato un suo quadro su questo tema della musica al maestro McDuffie, e noi speriamo ovviamente di incoraggiare altre iniziative di genere. Siamo ovviamente grati a Simona Parri, altro membro del nostro board, perché è lei che ci ha fatto, come ha detto Maurizio, ci ha fatto questo collegamento. Però questo è veramente, stasera, questo concerto, l'esempio di quel rapporto fra la Toscana e gli Stati Uniti che noi vogliamo incoraggiare, perché musica è una lingua universale, la cultura unisce tutti e questa iniziativa ci unisce e siamo molto grati.
Ed è proprio per questo, per il rapporto, diciamo, per il significato che ha questa serata anche per i giovani artisti fiorentini in campo della musica, che sono stati penalizzati come tanti altri nel periodo del lockdown, che diciamo, per il ruolo dell'amicizia e il rapporto con Robert McDuffie, che anche in condizioni, insomma, un po' non proprio perfette, come si può verificare stasera, sono in qualche modo riuscito a venire lo stesso. Il nostro, guarda, Maurizio è veramente un grande, non poteva mancare stasera, ha lavorato tanto per organizzare stasera. Poi vederlo in questo ambiente suggestivo dice già tutto per i nostri poi ospiti stasera che sono americani. Venire qui nel Salone dei 500 del Palazzo Vecchio di sera, vedere un concerto di questo livello sarà un'esperienza che li porteranno a casa, ma nella memoria e nel cuore per sempre, per il resto della vita. La vice sindaca di Firenze Alessia Bettini ha curato per Palazzo Vecchio l'organizzazione e la promozione di questo evento, che ricordiamo è stato realizzato con la collaborazione di Rome Chamber Music Festival insieme e col supporto anche dell'Associazione Toscana USA. Vorrei che Alessia ricordasse ai nostri telespettatori che al di là della grande qualità artistica di questa serata c'è una finalità molto importante. Sì, una bella serata all'insegna della musica classica ma anche dei giovani talenti. Ringrazio davvero l'Associazione Toscana USA, la Fondazione Rome Chamber Music Festival e ovviamente il suo presidente Robert McDuffie. Questa serata, lo voglio ricordare, è un connubio anche con Roma, perché il festival è alla sua 18ª edizione, ma qui ospitiamo il primo evento a Firenze e il devoluto della serata sarà dato all'orchestra da camera per il festival String City, un festival diffuso che si svolge a Firenze in 3 giornate e che coinvolge anche molte orchestre giovanili, quindi un festival che riguarda strumenti a corde. Quindi una serata all'insegna della solidarietà ma anche della condivisione in un luogo di grandissima bellezza, perché la musica davvero è uno strumento potentissimo per creare ponti, per diffondere cultura e per coinvolgere anche giovani talenti, e quindi è l'intento di questa serata. Ringrazio tutti coloro che sono qua numerosi per partecipare e per condividere questo progetto insieme a noi. A dare il benvenuto a Robert McDuffie, un suo illustre collega, il sindaco di Firenze Dario Nardella, che lo ha ricevuto nel Salone dei 500. Fra poco inizierà il concerto, Dario ha altri impegni, credo che lo terranno lontano da Palazzo Vecchio, però ha voluto essere presente perché ospitare in Palazzo Vecchio un violinista di queste dimensioni, credo sia come sindaco sia come violinista, ti abbia molto gratificato. Sì, mi ha fatto molto piacere, anche perché non avevo mai conosciuto direttamente il maestro McDuffie, l'ho sempre seguito attraverso i media, la TV, e non potevo non essere qui a dare il benvenuto a lui, ai giovani artisti che sono dei veri talenti. Sono sicuro che questa sera il concerto lascerà tutti a bocca aperta e lascerà un segno nella storia di questo salone, di questo palazzo, e anche da violinista sono ulteriormente contento perché la musica e l'arte sono due facce della stessa medaglia. Tu hai salutato, lasciando ora Palazzo Vecchio, il maestro con una promessa che farete qui a Firenze un concerto insieme. Speriamo davvero, io ovviamente devo studiare. Sarà qua nel Salone dei 500? Perché no, potrebbe essere. Bene, una allora bella cosa. Ci rivedremo in quel frangente. D'accordo, buona serata. Thank you. Io sono Robert McDuffie, il fondatore del Rome Chamber Music Festival. È veramente un onore suonare in un luogo prestigioso come il Salone nel 500. È veramente un onore. Innanzitutto voglio ringraziare Alessia Bettini per tutto quello che ha fatto per noi. We have our Consul General Gupta here with us tonight. Thank you so much for all you have done. Vorrei ringraziare i co-presidenti, la Toscana USA, Associazione, Maurizio Mancianti e Andrea Davis. Vi ringrazio di cuore. Voglio ringraziare Simona Parri non solo per quello che ha fatto per questo evento, ma per avermi insegnato il congiuntivo italiano. Ti ringrazio di cuore.
Maestro McDuffie, questa è la prima volta che il festival esce da Roma, viene a Firenze, dopo il successo clamoroso di stasera, dopo la promessa fatta al sindaco Nardella, lei tornerà nuovamente con i suoi musicisti a Firenze e soprattutto in questo splendido Salone dei 500. Veramente lo promette davanti ai nostri telespettatori? Sì, è stato un onore suonare qui. Non ho parole, io sono un uomo del sud negli Stati Uniti, quando sono in un posto così veramente non ho parole. Sì, abbiamo il festival a Roma, ma sarebbe veramente un onore e privilegio trasferirci qui almeno una serata ogni stagione per fare la musica di fronte al pubblico qui a Firenze. Quindi l'aspetteremo, è una promessa. Non vedo l'ora, non vedo bene, l'ora. Grazie e complimenti per grazie questo splendido concerto. Grazie a lei, grazie. Grazie per essere venuti qui, mi chiamo Jacopo Stinchelli, sono il direttore generale della Fondazione Rome Chamber Music Festival, ho l'onore di presentare questa serata bellissima, grazie tantissime di cuore al Comune di Firenze, grazie all'Associazione Toscana USA, grazie tantissimo a Palazzo Tornabuoni, grazie ai Marchesi Gondi e basta così, se potete prendere i vostri posti, vedo che ci sono ancora dei posti vuoti lì. E vorrei presentarvi la vice sindaca Alessia Bettini, a cui va tutto il nostro entusiasmo perché ha creduto molto in questa serata bellissima con della musica stupenda. La nostra prima volta a Firenze, siamo lieti e anche molto emozionati perché vuol dire tanto tornare a fare musica dopo questo periodo. Ci auguriamo che sia la prima di tante serate meravigliose. Grazie e buon ascolto. Buonasera a tutti, sono molto lieta e onorata e devo dire anch'io un po' emozionata perché mi ricordo a gennaio di quest'anno l'incontro abbiamo fatto proprio qua con Robert e sembrava un po' difficile fare questo evento, poi in realtà quando, come dire, ci crediamo alle cose, quando un po' il buon Dio ci aiuta, poi tutto diventa possibile. Quindi davvero mi associo ai ringraziamenti e ai saluti, ringrazio appunto il presidente della Fondazione Rome Chamber Music Festival, il presidente dell'Associazione Toscana USA, Maurizio Mancianti, che, come dire, a cui faccio tantissimi auguri, ma grazie Maurizio davvero per essere qua e tutti voi presenti, le autorità civili, la console onoraria degli Stati Uniti. Devo dire è un bellissimo momento, vi porto i saluti del sindaco che si scusa, è passato prima, ma questa è davvero una bella serata. È una bella serata perché è un momento di ripartenza all'insegna della musica, della cultura, che davvero sono strumenti potentissimi che curano la nostra anima e ci fanno bene. E ci fanno bene in un momento anche così, dopo tanti mesi, anni, un anno difficile che abbiamo appunto passato nel vuoto delle nostre case, la musica che abbiamo ascoltata l'abbiamo ascoltata da soli, ecco, poterlo rifare stasera qua tutti insieme è un momento importantissimo e vorrei dire farlo in questo salone di bellezza dove davvero è sempre emozionante parlare perché qui abbiamo davvero la concretezza, la tangibilità della magnificenza, la magnificenza dell'arte nelle sue espressioni massime, che sono quelle dell'architettura, della scultura, della pittura e stasera appunto anche della musica. Non mi dimenticherò mai quel momento in cui con Robert siamo venuti qua e lui ha provato il suo straordinario violino, lo voglio ricordare. È un violino particolare, poi lo dirà, un Guarnieri del Gesù del 1735 e già quel suono è potente. Poi poterlo fare con la sua orchestra, tanti giovani talenti, è bello. Stasera, come sapete, è una serata anche di solidarietà, di beneficenza, il devoluto sarà dato all'Orchestra della Toscana per il Festival String City,
che è un festival diffuso che noi ospitiamo in 3 giorni in tante le location della città, proprio perché vogliamo arrivare a tutti, e riguarda appunto strumenti a corde. Anche lì sono coinvolti i giovani talenti, quindi quell'atto di generosità e di gentilezza che voi farete stasera servirà a dare opportunità e visibilità. Voglio chiudere con una considerazione. Qui davanti abbiamo un'opera straordinaria di una delle più importanti artiste contemporanee, Jenny Saville. Ecco, quell'opera è il segno anche tangibile della nostra visione di città, che è una città appunto aperta, inclusiva, che vuole costruire ponti per un'idea e un orizzonte di futuro, e quindi che è forte della propria identità e del proprio passato, ma aperta anche a contaminazioni, anche a innovazioni, anche qualche volta a provocazioni. È un po' quell'opera, come dire, ce lo ricorda. Sicuramente questo connubio di culture diverse serve molto a riflettere, a pensare, e ad avere anche prospettive e punti di vista diversi, e ad avere quella visione che fa parte della nostra città, che è qui ben rappresentata. Quindi grazie a tutti voi, buona musica, viva Firenze, e vorrei dire, mi auguro davvero che questo sia il primo appuntamento, perché diventi nei prossimi anni il festival che chiaramente è la sua 18ª edizione all'Auditorium della Conciliazione a Roma, ma che si crei anche questo ponte con la città appunto eterna, per avere comunque ogni anno, accanto a quegli spettacoli, a quegli eventi, un evento anche qua nella nostra Firenze. Noi ci impegneremo per fare questo, e davvero grazie a tutti voi. È una delle rare volte che parlo da seduto, ma stasera sono ahimè costretto. D'altra parte non potevo mancare, perché io devo ringraziare stasera diverse persone, ma diciamo Alessia Bettini ha detto benissimo, l'incontro, l'inizio del rapporto, le difficoltà che abbiamo poi superate per arrivare questa sera a questo evento, e ringrazio Dario che diciamo il sindaco di Firenze, che pur non essendoci ma c'è stato, come all'inizio aveva poi appunto delegato Alessia Bettini come vice sindaca a seguire l'evoluzione di questo rapporto, che nasce attraverso una diciamo una amica del direttivo di Toscana USA, Simona Parri, che è maestra, amica personale, maestra di Robert McDuffie, che mi parlò per la prima volta di questa idea di portare Robert a Firenze in un evento importante, e io ho conosciuto Robert, sono diventato amico di Robert, ho visto il personaggio, non solo il grande musicista, ma il grande personaggio che è, non a caso è una star internazionale di primo piano, e a questo punto diciamo è nata l'idea e si è sviluppata, e quindi ho coinvolto l'associazione Toscana USA, anche una mia copresidente Andrea Davis, che è la parte americana, la costa americana dell'associazione, e siamo arrivati a creare questo evento, e sono veramente felice stasera che il Comune non solo abbia recepito, e non avevo dubbi, anche perché quando è stata lanciata l'idea di fare un'iniziativa per beneficenza, di devolvere diciamo il ricavato di questa serata, poco tanto che fosse, in favore dei giovani musicisti, diventava fondamentale un segnale anche per la cultura, per la musica, per la diciamo per ricreare le condizioni perché diciamo si ripartisse, e ripartisse anche la cultura, che diciamo ahimè è stata forse la più penalizzata in questo periodo purtroppo diciamo anche troppo lungo. Quindi un grazie di cuore, un grazie di cuore alle autorità, è stata ricordata la console generale degli Stati Uniti, che ovviamente è stata con noi in prima linea su questo fin dalla presentazione a Palazzo Gondi, i marchesi Gondi, Sotheby, cioè tutti i vari soggetti che diciamo i vari personaggi
che ci hanno aiutato e hanno sostenuto questa iniziativa. Quindi un grazie di cuore e diciamo, visto che noi siamo un presidente italiano, co-presidente americana, cedo anche la parola brevissimamente ad Andrea Davis, che porterà il saluto alla parte americana, perché stasera ci sono anche, grazie a Robert, numerosi americani presenti anche in sala. Come co-presidente, insieme a Maurizio, dell'Associazione Toscane USA, vorrei dire brevemente due parole in inglese per i nostri ospiti americani. Sono emozionata di essere qui in questo ambiente e così io leggo. I am, as the American co-president of the Tuscan American Association, whose mission is to enhance relations between Tuscany and the United States of America, I would like to thank Maestro Robert McDuffie, American violinist, the founder, Robert, come here, the founder and artistic director of the Rome Chamber Music Festival, for his generous efforts on behalf of young musicians from all over the world, and for this benefit concert on behalf of the Tuscany Regional Orchestra, and in particular its String City project. Thanks as well to Jacopa Stinchelli of the Foundation from Rome. Music is a universal, thank you. Music is a universal language that unites us all. And Robert McDuffie, Il Maestro McDuffie, is a fantastic role model for all these young, aspiring artists in terms of what can be done when you really have passion for what it is that you're doing. Thank you. On behalf of our association, I'm going to call Simona Pari, who has a present for Maestro McDuffie. It is a painting done by Anna Divolo, who is a well-known Florentine artist and happens to be a member of our directive. Thank you very much. Simona, thank you. So lovely. Thank you. Wow, okay. Wow. Anna Divolo, caro Robert, ti dedica e ti dona questo bellissimo dipinto. Fa parte del nostro comitato di Toscana USA. E adesso basta con le parole e diamo spazio a una lingua internazionale che tutti capiamo, ed è la musica. Signore e signori, Robert McDuffie. Grazie. Grazie. Non ho parole, grazie. Thank you. Io sono Robert McDuffie, il fondatore del Rome Chamber Music Festival. È veramente un onore suonare in un luogo prestigioso come il Salone nel 500. È veramente un onore. Innanzitutto voglio ringraziare Alessia Bettini per tutto quello che ha fatto per noi. We have our Consul General Gupta here with us tonight. Thank you so much for all you have done. Vorrei ringraziare i co-presidenti della Toscana USA Associazione, Maurizio Mancianti e Andrea Davis. Vi ringrazio di cuore. Voglio ringraziare Simona Pari non solo per quello che ha fatto per questo evento, ma per avermi insegnato il congiuntivo italiano. Ti ringrazio di cuore. Se avessi saputo la difficoltà, non avrei preso le lezioni. Ok, no, grazie Simona. Io devo prendere almeno due aspirine dopo ogni lezione con Simona Parri, ma è un'altra storia. Voglio ringraziare i miei cari amici al Palazzo Tornabuoni, specificamente Gabby Taylor e il suo staff. Un grande applauso per Gabby Taylor. Celebriamo il nostro 18° anniversario. Quest'anno è la nostra prima volta qui a Firenze, non vedo l'ora di fare un altro concerto al più presto. Questo è un festival improntato sui giovani talenti che sono stati colpiti
da questa pandemia, privandoli delle opportunità di fare musica per 2 anni in un modo significativo. Ecco perché siamo emozionati nel poter dare la possibilità ad alcuni dei più grandi, talentuosi, giovani talenti. Quest'anno a Roma abbiamo 25 giovani musicisti che sono venuti a Roma per studiare ed esibirsi accanto ad alcuni dei più bravi musicisti internazionali. Stasera vi offriamo un assaggio del festival. Abbiamo 2 capolavori di Beethoven e di Chausson. Prima di finire, volevo dirvi che ho incontrato il sindaco Nardella prima di questo evento. Abbiamo qualcosa in comune. Siamo violinisti. Io voglio fare un concerto con lui, un doppio concerto di Bach al più presto. Non vedo l'ora per quell'evento e voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi stasera. Grazie per essere venuti a Roma. Io dico, andate, divulgate la buona novella. Vi auguro di passare una buona serata. Grazie. Grazie. Ma prima volevo dire che siamo molto felici di essere qui, soprattutto in questa bellissima sala. Allora, il primo movimento di questo pezzo inizia in un modo ambiguo, cioè non si sa cosa succederà, dove andremo, ma poi c'è un'esplosione di gioia. Il secondo movimento è molto diverso perché è triste e afflitto, anche doloroso a volte, ma la cosa incredibile è che ci sono momenti in cui la luce traspare e la tristezza svanisce. Il terzo movimento è interessante perché c'è questa innocenza sempre presente. E il quarto non ha bisogno di un'introduzione. Quindi grazie per essere venuti. Vi presentiamo il quartetto Opus 59, numero 3 di Beethoven. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Un altro.